Eccoci qua, vediamo un po' di analisi, no? Ribadisco, studio la terra piana, trovo problemi, studio la terra globo, trovo problemi. Quindi, ad esempio, questo è un'analisi che vorrei fare per quanto riguarda la terra globo. Quindi vi faccio vedere. Immaginate, questo è il Giappone. Ok? Il fuso orario tra Giappone e Brasile è a pari merito, quindi al rovescio, quando qua è mezzogiorno, in Brasile è mezzanotte, quando qua sono le 6 di pomeriggio, in Brasile sono le 6 del mattino. Quindi, tenendo in considerazione la posizione della Luna, perché appunto io vorrei continuare questo discorso sulla Luna, perché in nessun modo si riesce a capire come funziona questo, ma neanche nel globa, nel globo, ma neanche nella Terra piana, insomma. Anzi, ci sono delle ricerche che stiamo organizzando in Brasile, che praticamente l'Australia non dovrebbe trovarsi qua. Cioè l'Australia addirittura dovrebbe trovarsi in questa zona qua. Perché calcolando l'angolazione del sole, dove arriva, dove non arriva, ci risulta questo. Ora, in questo video vorrei dimostrarvi, no, che è impossibile la funzione, cioè la visuale in questo globo. Ribadisco, io utilizzo questo sistema perché questo sistema è il sistema in assoluto globale, è la soluzione globale e ovviamente non funziona. Allora, dunque, abbiamo il Giappone qua, ok? Scompare, ok? Cioè, io se sono la Luna, sono io la Luna, ok? Dove sta il Giappone? Qua, ok? Una grandissima angolazione. Se io sto in Brasile, se sto qua, il Giappone sparisce, cioè non c'è più. Ora, non so se avete notato, il problema sorge anche qua. Io spero che la RAI non mi chieda il. Come si dice, non mi chiedere soldi su questo video, perché ovviamente noi la RAI è pubblica e noi la paghiamo, quindi il problema nasce da qua. Ecco, il problema nasce da qua e guardate cosa abbiamo qua. Poi Ora, vedete con la voi. luce e con questa torcia cercheremo di vedere il fondo dell'occhio. È quello che fanno gli oculisti quando proiettano la loro luce sulla pupilla. Ecco, ora possiamo illuminare il fondo dell'occhio. Così. In questo modo si possono vedere certe piccole arterie della retina e capire se ci sono problemi di ipertensione in un individuo. E anche in questa parete di fondo che vengono proiettate le immagini che provengono dall'esterno. Ipertensione a Una parte, macchina ipertensione a fotografica. parte, il discorso sta Spesso dopo. paragonato l'occhio appunto a una macchina fotografica ed effettivamente Ecco, ci il sono problema anche delle macchine problemi reali. fotografiche. Abbiamo visto prima che la cornea. Ve lo fermo qua un attimo. Ad esempio, l'azienda che produce le videocamere GoPro sono state finanziate a livello governativo. Difatti, tutti i filmati fatti sopra la Terra, incluso il filmato di quello che ha fatto il record del lancio mondiale, no? Cioè il lancio dello spazio. Vedrete la Terra curva, ma perché? Perché hanno portato all'estremo il difetto che abbiamo noi negli nostri occhi. Continuiamo con Angela. È un po' come una lente di protezione dell'obiettivo che provvede già a una prima importante messa a fuoco, assieme al muraqueo che si trova all'interno dell'occhio. Poi c'è l'ilide, che è un po' come un diaframma dell'obiettivo, che contraendosi apre o chiude la pupilla e fa Involontariamente ci sta entrare più dicendo luce. la fonte del E poi problema, c'è una mi lente vera e raccomando. propria, quella che cercheremo di conoscere meglio ora, il cristallino. Eccomi qui un modello.
cristallino che mette a fuoco con precisione l'immagine. Questo avviene grazie a delle fibre collegate a un muscolo qui tutto intorno che agendo sul cristallino possono provocare una sua maggiore o minore incurvatura. È come se fosse una lente di materiale elastico che si curva a seconda dell'esigenza. Questa lente per poter cambiare continuamente forma. Ok, poi adesso ovviamente parlerà di corne, cioè insomma di trapianti, cose non mi interessa. Però qua ha spiegato molto molto bene l'errore alla fonte, cioè i nostri occhi. Ok? Quindi io quando facevo queste analisi qua, ecco perché poi sorgevano gli errori, perché io adesso vi farò appunto a breve un altro tipo di calcolo in cui tengo in considerazione anche la curvatura degli occhi. Ecco perché poi qua io ho creato un modello con dati reali, di incognito, non combacia, ma neanche le stesse entrambe le linee si combaciano. Cioè, qua invece nel modello che io ho incluso, ma non l'ho approfondito molto tanto, cioè nel senso non ho incluso, non ho fatto la formula perfetta, ho fatto una formula come si dice prospettiva, ecco, infatti ho chiamato questo il globo prospettivo, in cui poi appunto corrisponde con la posizione della luna attuale, ma quello che non corrisponde in questa luna nel mio secondo lavoro che ho fatto, la Terra in millimetri, perché in centimetri non ero in grado. Addirittura, se vedete questa riga qua, cioè questa riga qua è il Sole, secondo le distanze ufficiali. Okay? Quindi se io sto sotto, vedo la Luna illuminata da qua, ok? Vedo la Luna illuminata da qua, quindi... Ma io se sto qua, ma questo modello, questo di time and date, ragazzi, è visibile, è una cosa che è visibile. Ad esempio, questa qua che vede la luna sopra non è fantomatico, cioè non è che stanno... No, è visibile. Se tu stai lì, chiedete a chiunque stia lì, lui vedrà la luna in questo modo. Poi, ho cercato di mettere il sole qua in mezzo, anche se siamo in millimetri, ma non c'è, non ce la faccio. Vedete questa riga qua? Siamo a metà percorso, io dovrei prendere questa riga e metterla qua, ok? Per capire dove sta il sole. Quindi io non posso vedere il sole che mi arriva da qua, vedere questo al contrario di questo e poi vedere il sole da sopra, in mezzo. Questo è il problema percettivo dell'occhio umano, è un difetto dell'occhio umano. Ora, non vorrei prolungare più di tanto sull'occhio percettivo, vorrei darvi una prova invece su un altro senso, cioè quello che è iniziato nel video. Noi siamo in Giappone, noi siamo in Brasile, proprio inverso del mondo. Una famiglia, madre, figlio, brasiliani, la figlia, che ovviamente tutti i bambini hanno questi dubbi, dovete ascoltare i bambini, non dovete ascoltare voi scienziati, gli altri scienziati, dovete ascoltare i vostri figli e ragazzi, le domande che fanno, che sono domande logiche, la logica nasce dall'istinto. Ok, quindi se io sono qua in Giappone, potrei vedere la luna insieme al Brasile? Cioè, in teoria potrei? Ditemi voi, potrei? Non penso. Vi metto questa famiglia, cioè vedi, a me piacciono quando la famiglia partecipa, quando tutti discutono, perché il cervello si sviluppa meglio. Ok, non sto a tradurre i video, perché si capisce, ho già spiegato a voi che cos'è che vorrebbero dire, vorremmo far vedere la luna sia in Giappone sia in Brasile. Então, o que estaria acontecendo do outro lado do globo naquele mesmo momento? Porque aqui eram 6 horas da manhã, então no Japão, por exemplo, seriam 6 horas da tarde, quase 7 horas da noite, que foi o horário que nós estávamos aqui filmando a lua cheia. Eis que a pergunta não calava e desde então a gente tentava achar uma forma de provar, sim, que a Terra seria plana.
Por quê? Porque a Lua aparece para nós aqui no Brasil várias vezes durante o dia. E essa é a pergunta que a Amanda sempre fez. É, porque eu não consegui entender ver a Lua de dia, independente da fase dela. Perché il pessoal falava molto, ah, è impossibile. C'è la figlia domanda, la madre come mai vedeva la luna? Beleza, per me non fa sentido nemmeno. Cioè di giorno. Di dia. Ma in Giappone? Sono 10 horas da manhã aqui. No Giappone sono 10 horas da noite. E a gente vê la lua molto alta. Acho che todo mundo no Brasil già viu la lua di dia, independente da fase dela. Por que a gente sta vendo la lua aqui e no Giappone non tem lua? Aí eu fico pensando, ma io sto vedendo la lua qui, il sol qui. Cioè io vedo la luna qua in Giappone, non c'è la luna. Perché abbiamo sempre noi la luna? Ma a gente precisa sia di notte e sia di giorno. E tentare andare in contatto con alguien che mora là, pra ver se la persona vai sta vedendo. Contattiamo qualcuno che sia in Giappone, troviamolo. E questo giorno è arrivato. Una persona che agora è nostra amica mesmo. Che è diventata allora amica, sono riuscita a contattare una persona. E io peço a todos vocês, terraplanistas, globalistas, as pessoas che stavano pedindo una prova, che agora entrem no canal dela, ela tem conteúdo molto legal. Entrem lá, se inscrevam também. Ela è una persona che già mudou daqui do Brasil há 30 anos, sta morando no Japão, entre dois vulcões, inclusive, che ela falou pra mim. E ela filma, tem filmagens muito interessantes. E o que é mais legal, gente? Exatamente no dia 11 de fevereiro de 2017. Agora, 11 febbraio 2017. Ela estava às 6 da tarde na casa dela. Lei alle 6 di pomeriggio in Giappone. Noi alle 6 del mattino in Brasile. È a prova irrefutável de que a Terra não é globo. Porque nós estávamos aqui às 6 da manhã filmando a mesma lua. Então vocês vão ver agora a filmagem dela em comparação com a nossa no mesmo horário, no mesmo dia 11 de fevereiro de 2017. Questa è la luna in Brasile alle 6 del mattino. La prima cosa, guardate l'angolazione della luna. Se dovesse mai essere un globo, dovrebbe trovarsi molto ma molto più in basso. Ed è qua, siamo in Giappone. Alle 6 di pomeriggio. Ora, io nel globo vi ho fatto vedere che è impossibile. Quindi, in comparazione, alle 6 del mattino in Brasile, con l'angolazione che aveva la luna, doveva trovarsi almeno qua, almeno, no? Questo è il Brasile, qui, angolazione. Il Giappone è tutta un'altra parte. Il Giappone vedeva la luna così. Quindi, ragazzi, siamo qua per... mettere in mostra i difetti, cerchiamo di lavorarci sopra alla fonte. Buona vita a tutti.